volevo parlarvi di come poter riciclare una semplice bottiglia di plastica facendone un salvadanaio. È una procedura abbastanza semplice. Se magari avete dei figli e riuscite a coinvolgerli, vedrete che sarà un ottimo lavoro per poter passare un po' di tempo con loro. Diciamo, il materiale che ci serve fondamentalmente appunto è una bottiglia di plastica, della carta vetrata, della colla vinilica, un taglierino, delle forbici, un foglio, qui abbiamo dei pennelli con dei colori, lo scotch e poi diciamo, questa è una rivista di quelle pubblicitarie dei grandi supermercati, che è carta. Non è carta plastificata, quindi va bene, la userò come, se non avete questa potete prendere anche un giornale. Allora, come prima cosa dovremmo prendere appunto con il nostro taglierino, dovremmo tagliare un'asola sulla bottiglia. Io già l'ho precedentemente preparata, vedete, questa sarà l'asola dove andranno inserite le monete. E con un foglio di carta dovete fare un cartoccio, anche questo io l'ho preparato già precedentemente. Vedete, questo è un piccolo cartoccetto ho messo dello scotch per bloccarlo e questa sarà la punta della nostra matita salvadanaio. Come ultima cosa, prima del procedere nel mettere la carta, dovrò appunto levare, vedete questa curva? La dovrò annullare, metterò dei pezzi di scotch che andranno da una parte all'altra in maniera che tutto il tronco avrà una simmetria, andrà su dritto. Come potete vedere, con dello scotch ho tappato la curva, così risulterà dritta e ora posso iniziare a mescolerò 50% di colla vinilica con 50% di acqua e inizierò ad attaccare pezzettini di carta attorno a questa bottiglia. Allora, inizieremo appunto a bagnare la nostra bottiglia. E inizierò ad appoggiarci dei pezzettini di carta. Dopodiché ripasserò nuovamente la colla e andrò avanti strato per strato fino a un minimo, scusate, di circa 4 strati. Pian piano la bottiglia si appunto diventerà tutta ricoperta, non si vedrà più la plastica. Come potete vedere, questo è il risultato che abbiamo dopo circa 4 strati di carta che abbiamo incollato alla bottiglia. Vedete, abbiamo dovuto solo fare attenzione al buco, appunto ci siamo dovuti andare vicino, quindi questa è la punta. Come potete vedere, questo adesso inizia a prendere appunto la forma di una matita. Nella prossima fase provvederemo al delineamento dei bordi e a dipingerla. Vedrete che verrà veramente un bell'oggetto. Ora che la bottiglia è secca, appunto si è indurita, come prima cosa ancora che dovrò fare prima di procedere appunto alla pittura, la dovrò scartavetrare, praticamente renderò tutta la superficie della mia matita completamente liscia, in maniera che la tempera potrà aderire bene. Come potete vedere, chiaramente non è che vi sto facendo vedere tutta la fase di verniciatura, ho usato prevalentemente, non prevalentemente, ho usato la tempera, visto che comunque sia sarà un oggetto che andrà in mano ai bambini. Ho
Ho prima passato una base di giallo sabbia su tutto e dopodiché ho diviso nero, bianco e ho fatto un po' di decorazioni. Chiaramente non è il mio forte, quindi sbizzarritevi voi con la vostra fantasia. Un'ultima cosa da fare è che avendo messo la tempera, chiaramente questa bottiglia adesso è porosa, quindi come ultima cosa passerò due mani di colla vinilica. Diluita al 50%, questo mi darà, vedrete poi il risultato, mi darà una lucentezza al colore e diciamo che il nostro oggetto sarà finito. Eccoci qua, ed ecco la fase terminale. Come vi avevo già detto prima, adesso ho miscelato 50% di colla vinilica e 50% di acqua, gli ho dato due mani e l'ho fatto asciugare in maniera che a questo punto è bella, è dura, vedete, è anche riflettente, no? Sembra plastificata e idrorepellente perché chiaramente non assorbe più. Come ultima cosa, ricordate che se regalate un salvadanaio non si regala mai vuoto. E lo inauguriamo. L'oggetto è finito, signori. Eccolo qua. Chiaramente sbizzarritevi, questa forma può dare, non so, se avete un bambino maschio potete fare un missile, un proiettile. Date sfogo alla vostra fantasia. Spero che questo video vi sia piaciuto.